Bentrovati e bentrovate a un'altra puntata di Fresh Giovani Live, puntata di quasi estate, combattiamo il caldo. Oggi parliamo di cinema e biografie, la capacità del cinema di raccontare quelle che sono le piccole grandi storie. Abbiamo il piacere di avere con noi due registi con cui chiacchiereremo e ci confronteremo. Do il benvenuto a Simone Martinetto, che ieri ha presentato un film in Piazza Maggiore. Beati, la gioia non è mai al singolare. Ciao Simone. Ciao, grazie mille. E abbiamo anche il piacere di avere qui con noi Domenico Parrino con il suo corto Cent'anni di corsa. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Nostre giovani tirocinanti Katia e Angelica. Ciao Ciao. Serena, grazie. Simone. Ieri hai presentato il tuo film nell'ambito della programmazione di Piazza Maggiore. Com'è andata? È andata molto bene, anche se devo dire che ero molto emozionato perché mi è sembrata una cosa troppo grande per un film così piccolo. Ti cito perché ho trascritto un pezzettino del tuo discorso iniziale, che era un po' quello che volevamo Addirittura. descrivere. Sì, tu ieri parlavi dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande. Ti riferivi anche alla possibilità, diciamo, attraverso le storie, di trasmettere dei contenuti, di trasmettere Non lo sento più. degli Purtroppo spettatori. c'è un problema di linea. Non mi senti più? Noi ti sentiamo. Katia Angelica, voi mi sentite? Sì. Ok, vogliamo magari andare da Domenico, poi ritorniamo da Simone quando riprende la linea? Sì, ecco, c'è stato un problema di linea. Ho perso un pezzo. Ok, il bello della diretta, il caldo anche a questi scherzi. Simone, no, ti chiedevo, ieri appunto ti cito, no? Tu parlavi dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo nel tuo discorso, ci vuoi spiegare? Sì, beh, io credo che il cinema abbia un potere molto forte, che è quello dell'immedesimazione nei personaggi che vengono raccontati. E questo avviene soprattutto nei film di fiction, però può avvenire anche all'interno di un documentario. E le storie che vengono raccontate anche nel documentario che ho realizzato sono storie che riguardano quattro singole vite, quattro singole persone. Però di solito ovviamente si scelgono vite che possono avere un valore emblematico, no, simbolico, e a volte una microstoria, cioè l'infinitamente piccolo, quello che dicevo, l'infinitamente piccolo, il cinema lo può far diventare infinitamente grande e quindi può essere uno spunto per immaginare qualcosa di molto, molto più grande, no? Ma poi d'altronde ogni persona dentro di sé porta un universo. E tutto sta nel riuscire a entrare dentro quell'universo. Ecco, credo che lo scopo di chi fa questo tipo di lavori, insomma, come ho provato a fare io, sia di riuscire a vedere l'universo che c'è dentro e usare gli strumenti che preferisce, che trova più adatti per riuscire a vederlo questo universo, perché non sempre si fa vedere, perché abbiamo una scorta che va superata, ecco. E credo che il documentario a volte possa fare questo, cioè come strumento, come mezzo, riuscire a superare questa scorza, questa buccia e guardare dentro. Katia Angelica, se mi sentite vi passo la parola, perché prima mi siete mancati un attimo, volevano farti due domande anche loro. Non sento più. Un attimo bloccato. E nel frattempo volevamo raccontare un po' in due righe il film. Beati, la gioia non è mai al singolare, è un film in cui si intrecciano quattro personaggi. E, diciamo, il loro collegamento è proprio all'opera di Padre Marella, quindi quattro storie di personaggi molto empatiche, molto vissute, insomma, e che appunto vengono raccontate in prima persona, ma anche tramite appunto diciamo, la loro storia, tramite questo piccolo diario che passa di mano in mano. E Simone, ci abbiamo perso un attimo, stavo un attimo Sì, ho raccontando in due sentito l'ultima righe parte. Certo. il... Ok.
Ci piaceva far vedere magari un attimo il trailer e poi ti volevamo chiedere, già entrando nel vivo, qualche curiosità. Volentieri. Fabrizio? Non è una foto quella che state guardando, ma la vita di un uomo. Quando sono arrivato a Varignana, quando ho visto padre Marella, mi ero spaventato proprio, perché vedere quest'uomo vestito di nero con questa barbona bianca, non avevo mai visto una cosa del genere. E difatti mi allontanavo. Io poi, cioè, ho anche delle foto che quando tutti i ragazzi gli correvano incontro, io invece stavo per ultimo perché avevo paura. Dopo, tra una caramella di qua, una carezza di qua e di là, mi sono affezionato proprio. E sono stato lì fino a, proprio, 13 anni. I contatti con i ragazzi è stato subito. Per me loro sono i miei ragazzi, sono i miei figli che io devo far star bene, loro piace mangiare bene. Sono Aurélie, vengo dal Camerun e ho 43 anni. Non è facile per me vivere lontano dai miei figli e dalla mia terra, però ho sempre cercato di essere felice. Beato il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha allattato. Beato uno, beato quello lì. E qual è la risposta di Gesù? Beati. La gioia non è mai al singolare e non è mai di qualcuno privilegiato. Qualche volta lo pensiamo e qualche volta il mondo porta a credere questo e anche ad accettare questo. Al contrario, si è beati insieme, beati al plurale, possibile per tutti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mi chiamo Suleiman Kamara, ho 23 anni. Sono nato in Gambia e vivo a Bologna da più di 4 anni. In Europa sono solo, mia madre e mia sorella vivono ancora in Africa. Simone, mi Sì, senti? Sì? Ok, sì. abbiamo visto il trailer, un po' un'introduzione, insomma, ci ha colpito molto la storia, la narrazione, insomma, in prima persona, anche la tua narrazione e anche questo incontro generazionale con questi ragazzi. È stato veramente costruito in questa maniera particolare che diciamo, ci dà tutto. Ci dà il modo proprio di sentire l'empatia e di vivere le storie. Ti volevamo chiedere, siamo molto curiose, come è nata l'idea del progetto e insomma come hai scelto i protagonisti? Perché anche sul finale, poi, insomma, nei titoli di coda si vede che ci sono tante altre storie che non hanno avuto voce, ovviamente in questo documentario, ma che ne avrebbero tutto il diritto, insomma. Come mai hai scelto proprio loro? Ma allora, nasce da un progetto di insegnamento, nel senso che nasce da un laboratorio che abbiamo ideato insieme all'opera di Padre Marella, tenuto con i ragazzi dei licei Minghetti e Galvani.
E i ragazzi dovevano realizzare dei diari a base di fotografie e scrittura dedicati a 15 persone, diciamo che gravitano intorno all'opera di Padre Marella, e sono persone che abbiamo scelto che persone che hanno una storia di vita molto hanno avuto storie di vita molto difficili, anche con problematiche economiche o di tipo psicologico, che hanno cercato di riempire dei grandi vuoti che loro hanno avuto nella loro vita, e quindi l'idea era far incontrare questi due mondi, il mondo dei ragazzi del liceo, che vengono dai licei classici, quindi spesso da un certo tipo di famiglie di provenienza, di solito che, insomma, tendenzialmente, ma poi non è poi detto perché a volte ci sono delle sorprese, tendenzialmente magari hanno una vita meno complicata, almeno dal punto di vista economico. E abbiamo fatto incontrare questi ragazzi con invece persone con queste storie molto diverse di solito dalla loro. E quindi l'idea era che fossero i ragazzi stessi a raccontare queste persone attraverso diari, delle Moleskine. Abbiamo preso delle Moleskine, Japanese album, a quella fisarmonica che mi piacciono molto, e loro avevano una Moleskine da dedicare a una persona con la quale hanno passato un sacco di tempo insieme. E a modo loro, ognuno scegliendo come farlo, poteva raccontare questa persona, qualcosa di questa persona, usando fotografia e scrittura. L'idea era di fare una mostra, infatti abbiamo fatto una preview, una piccola, diciamo, una presentazione con una parte della mostra al Resto del Carlino, e poi volevamo fare la mostra vera e propria, più grande, insomma, finale. Però aspettando questa cosa io mi sono reso conto che alcune storie meritavano di essere, secondo me, approfondite, e che purtroppo il lavoro dei ragazzi era molto bello, ecco, questo senza dubbio, però che mi sembrava non sufficiente usare questo strumento e non passare al video, e non lasciare anche, non fare in modo che fossero anche gli stessi protagonisti a raccontarsi, e quindi intrecciare la narrazione su due registri, cioè i protagonisti che si raccontano loro stessi e i ragazzi che raccontano i protagonisti col loro punto di vista. Mi piaceva intrecciarli, diciamo che forse ce ne sono addirittura tre di registri, perché il terzo è il mio, sono anche io che in qualche modo attraverso poi la macchina da presa racconto anche io, quindi in pratica era questa idea di intreccio, no? Di raccontare queste storie con questo intreccio particolare, infatti i protagonisti sono 15, nel documentario sono 4, ma gli altri che si vedono sui titoli di coda che voi avete citato sono comunque protagonisti ai quali sono stati dedicati dei diari, anche a loro, che nel documentario ovviamente però non potevamo raccontare. E quindi sono stati messi alla fine anche per suggerire l'idea che esistono un sacco di storie simili e che vale la pena di conoscerle, che ci si arricchisce molto conoscendole. Esatto, proprio a proposito comunque del racconto di queste storie difficili, ci sono le persone, gli ospiti appunto dell'opera di Padre Marella, i protagonisti hanno subito degli abusi, insomma delle violenze indicibili. E volevamo chiederti se durante la lavorazione, durante le riprese, ci sono stati dei momenti di difficoltà, e in caso lì, in quel momento, come agivi in quanto regista? Non mi sento più. Okay. Simone, ci senti? Tra il maltempo, non so se noi ci sentiamo. Simone, passiamo al prossimo collegamento. Ecco, ho perso un pezzo purtroppo. Oggi è una giornata difficile per fare questa diretta perché c'è un gran temporale, non so dove, dalle vostre parti, ma dove abito io c'è un temporale fortissimo, e tra l'altro avevo una connessione anche un'ora fa che è stata interrotta sempre a causa del temporale, ma non era io, la mia linea prendeva bene, ma dell'altra persona no, quindi proviamo, allora, facciamo un tentativo, perché credo... Sì. Vi chiediamo se ci sono stati dei momenti difficili durante la lavorazione. Dei momenti difficili? Sì. Sì. No, in realtà non ci sono stati dei momenti davvero difficili. O forse diciamo che la cosa più difficile era riuscire a condensare tutto quello che avevo in mente di fare in poco tempo e con un budget limitato.
difficile. Devo essere onesto che il rapporto con le persone non è stato complesso, è venuto quasi spontaneo. E le loro storie mi interessavano tanto e forse questa disponibilità nei loro confronti ha fatto sì che loro si aprissero. E poi certo noi ci eravamo già conosciuti prima, ecco, un lavoro che credo che sia stato molto importante per me era aver già dedicato del tempo a queste persone, averle già incontrate, aver già fatto in modo che i ragazzi le incontrassero, stessero con loro e quindi avessero già una dimestichezza all'idea di raccontarsi, erano consapevoli di mettersi in gioco, quindi non è stato davvero difficile. Forse la cosa più difficile è stata proprio la limitazione del poco tempo per girare, ma l'idea non era di fare un film di un'ora, era di fare un breve documentario di 15 minuti, poi all'inizio si pensava di fare solo una mostra, poi è venuto di fare un video di 15 minuti, poi pensavo di farne uno di 25 minuti perché mi sembrava che ci fosse molto materiale, poi al montaggio, mettendo tutto insieme, è venuto un film di 70 minuti, che però secondo me erano leggermente troppi, abbiamo tagliato ed è venuto un film di circa un'ora, perché le storie funzionavano, le interviste, secondo me quello che loro dicono, doveva venire fuori nel film e quindi non si poteva secondo me accorciare troppo, ecco. E poi però abbiamo lavorato con l'idea comunque di rendere una cosa fruibile, quindi di togliere tutto quello che poteva essere di troppo, però probabilmente il suo destino era di che diventasse comunque un vero e proprio film di un'ora, ecco. Ma questo è venuto perché le storie meritavano e perché l'approfondimento di queste storie, secondo me, meritava tempo, perché non è facile entrare in queste storie in 2 o 3 minuti, si rischiava di fare un lavoro molto superficiale. Grazie, Simone. Infatti non è riuscito un lavoro superficiale. Grazie. Serena, infatti sono molto... sì, insomma, abbiamo vissuto con loro un pochino un pezzetto delle loro vite. Quindi noi ti salutiamo, Simone, non so se mi senti. Sì. Ok, sì. Perfetto. E ti ringraziamo tantissimo della tua partecipazione, in bocca al lupo per il film, il proseguimento, insomma, nella distribuzione. Grazie a voi e in bocca al lupo per il vostro lavoro. Grazie di cuore. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Serena, sentiamo Domenico. Sì, anche Domenico si è concentrato su una storia, una piccola grande storia. Com'è nata Ciao. L'idea? Com'è nata? Allora, ma io vi sento, voi mi sentite? Bene. Allora, il documentario è nato quasi per gioco, in verità. Cioè, non lo nego. Ero insieme al montatore del documentario, eravamo a un piccolo festival, no piccolo, eravamo a un festival a Forlì, il 16 corto, e stavamo facendo copertura video per il festival, e lì c'era un piccolo documentario sui mondiali master di Budapest, e c'era un attimo in cui appariva Peppe. Io quasi giocando dissi a Mattia, farò un documentario su di lui, ed è nata così fondamentalmente. Finito il festival vado a cercare di dovere a Giuseppe e scopro che è di fianco a un paesino di un mio carissimo amico nel Pesarese. Quindi da lì ho chiamato il mio amico e da lì siamo riusciti a entrare in contatto con Peppe ed è partito il documentario. Mi sentite? Allora io forte e chiaro, questo punto andrei, okay. Se ricordo, andrei a far vedere chi è Peppe. Ok. Il ragionamento umano non esiste per poter percepire l'eternità. L'uomo perché ha avuto bisogno sempre di pensare che questa vita che tu hai non finisce. Se pensi alla morte e che incontrerai domani quelli che prima hai conosciuto da vivi, ti fa coraggio, no? Ti dà quel timore, quella paura, ma se sapessi là c'è il vuoto, non c'è più niente, finisce tutto con la morte, la sicurezza non c'è. Mi chiamo Giuseppe Ottaviani e sto camminando per l'ultimo anno del centenario anno. Sono contento.
Domenico? Sì, anche ci sono. Ok, quindi diciamo, la tua storia parla di, appunto, Giuseppe Ottaviani e lo racconti nel suo 100° anno di vita, sostanzialmente nel passaggio dal 99 a 100 anni. Ed è un signore che si è inventato in qualche maniera 70 anni a Tete, quindi ha iniziato un po' questo suo percorso. Ed è anche una persona molto, insomma, particolare, emerge anche nel corto tutta la sua etica e la sua un po' filosofia di vita. Molto interessante. Abbiamo scoperto anche tristemente che è venuto a mancare, insomma, una decina di anni, di giorni fa, scusatemi, e quindi lo ricordiamo con gioia in questa diretta. Ti volevamo chiedere, visto che la scorsa diretta l'abbiamo improntata sull'autoimprenditorialità e su anche il finanziamento, e volevamo chiederti di conseguenza se puoi dirci come hai avuto sostegno economico per realizzare il corto, come l'hai avuto, insomma. Ok, allora, come dicevo, è nato un po' per gioco e con la voglia di raccontare questa storia. Poi, una volta conosciuto Giuseppe, parto un attimo da questo presupposto, sono rimasto un po' disarmato da quello che avete anche detto voi, la sua filosofia di vita, perché poi abbiamo un'idea dell'anzianità che non è quella di voglia di fare. Quindi trovare in una persona questo tipo di desiderio, di, anche attraverso lo sport, di andare avanti, era veramente qualcosa di strano per me all'epoca, che avevo 24-25 anni. Quindi da lì è nata l'idea e mi sono affezionato al progetto e volevo raccontare ed essere più fedele alla storia di Giuseppe e al suo pensiero. Ora, come è stato un po' difficile, perché sono partito senza esperienza comunque da regista, fondamentalmente, quindi un po' mettendoci la buona volontà, e soprattutto non sarebbe mai stato possibile tramite la mia associazione di promozione culturale, che è Umarils. Senza l'impegno dei ragazzi che hanno lavorato a questo documentario non sarebbe stato possibile. Quindi, facendo base a Bologna, tramite amici che avevamo nelle Marche, abbiamo avuto un modo di essere vicini un po' al territorio marchigiano e quindi avere anche piccoli sostegni locali. Però è stato piccoli sostegni che hanno, di gente che ha creduto nel progetto, e un po' di tasca mia, ma perché io credevo in questa storia, e un po' con la collaborazione dei miei colleghi che hanno creduto anche loro in questo lungo progetto. Beh, anche quindi è stato un misto. Sì, anche perché ricordiamo, le riprese sono durate quasi 2 anni, quindi a discapito, insomma, sono 17 minuti, ma dietro c'è un lavoro abbastanza lungo. Sì, era la vera difficoltà, è stata che noi eravamo, cioè noi abbiamo sede a Bologna, e ogni volta era spostarsi in giù nelle Marche con l'attrezzatura, a volte senza le auto, perché molti di noi venivano ancora da un percorso universitario da finire. E quindi chi lavorava già, chi andava all'università, quindi incastrarsi fra lavori, esami, chi c'era, chi non c'era, spostarci giù. Quella è stata la vera grande difficoltà, quindi andare giù in determinati momenti, accordarci ovviamente con la famiglia Ottaviani, che sempre si è resa disponibile in verità per il documentario. Infatti anche senza il loro sostegno non sarebbe mai stato possibile questo lavoro. E quindi le vere difficoltà sono state quelle degli spostamenti, andare lì, scegliere le date, mandare avanti anche i propri lavori a Bologna, perché questa è la nostra sede. Quindi per questo anche è stato un percorso di 2 anni, e poi comunque l'idea fin da subito è stata quella di seguirlo da quando l'abbiamo conosciuto a 99 anni fin tutti i 100 anni. Emerge questa proprio sua voglia di raccontarsi, cioè anche il nostro un po' diciamo filo conduttore sono proprio le biografie, quindi lui sei stato molto bravo tu a farsi raccontare, ma anche si vede che insomma vuole raccontarsi proprio quasi in maniera naturale nel documentario, diciamo. Sì, no, lui era, cioè, io ho cercato di rappresentarlo al meglio, ma non so se ci sono riuscito in questi 18 minuti, e non sta a me giudicarlo questo.
però aveva quella filosofia di vita che voleva raccontarla a tutti comunque, senza nessun tipo di pregiudizio, cioè lui la vedeva un po' come la sua missione personale degli ultimi anni, quindi cioè, era disponibile con chiunque, dalla TV privata ai giornalisti, a chi aveva voglia di raccontare questo documento, cioè anche noi all'epoca studenti universitari un po' incoscienti di quello che stavamo facendo, però è sempre stata una persona ultra disponibile. Però, cioè, nonostante la vostra giovane età universitaria, eccetera, hai fondato con amici Human Reel, no? Ti volevamo chiedere proprio qualche consiglio ai giovani nell'ambito dello spettacolo, appunto del cinema, che vogliono lavorare, se hai qualche consiglio in merito, visto che comunque in qualche maniera, diciamo, sei anche imprenditore e sei riuscito a fondare una piccola realtà sul territorio. Imprenditore è un parolone, alla fine. E guarda, credo che, cioè, io mi sono sentito fortunato ad aver conosciuto determinate persone che mi hanno dato una mano e hanno creduto nel mio progetto, quindi sicuramente il famoso, come quando si dice, il famoso pizzico di fortuna è necessario, però venivamo tutti da un percorso universitario simile, studenti del Dance Cinema, che avevamo voglia di metterci in gioco e siamo partiti così, da una piccola associazione, voglia di mettersi in gioco, voglia di raccontare, soprattutto attraverso i documentari, piccole storie locali e non. E storie di alcuni di noi che sentivamo personali, e quindi siamo partiti. Quindi sicuramente diventare un'associazione di promozione sociale è stato un passaggio successivo. Prima siamo partiti in una maniera anche totalmente anarchica, tra virgolette. Però poi ci siamo, diciamo, legalizzati, ma quello è stato uno step normale anche per provare a ottenere fondi. Comunque quando ti vai a presentare anche a privati e tutti è, diciamo, è più forte che te singolo, ecco. Quindi il mio consiglio che do è, se si trovano buoni amici, soprattutto con la stessa voglia di fare, di mettersi in gioco e provarci e rischiare anche. Dalla mia esperienza personale, prima di mettermi a trovare una storia invece che volevo raccontare, ho fatto piccoli lavoretti sia di montaggio che di aiuto regia per i miei amici, quindi prima di buttarmici nella regia ho seguito i miei amici, ho guardato altri lavori, ho studiato un po' quello che facevano gli altri. Ecco, questa è un po' mi sentite? Sì. Ah, ok, non mi... no, mi sono perso, quindi non sono... Ditemi, no, dimmi pure, mi sono perso. Cosa? Per i giovani fare la classica gavetta, studiare, formarsi e lavorare nell'ambito. E provarci. Che credo, Serena, che quello sia fondamentale. Sì, cioè, quello che dicevi tu, Katia, prima rispetto alla giovane età, volevo chiederti se aver incontrato una persona di questo tipo, appunto, che tu eri ancora giovanissimo, ti aveva colpito, spinto a riflettere in qualche modo, perché non capita tutti i giorni di incontrare una che a 97 anni decide di rimettersi in gioco in questa maniera, anche sportivamente parlando, quindi che è una cosa che di solito ci si dice, ci si ripete sempre, per giovanissimi. Che allora, ti ha fatto? È che non te l'aspetti, cioè rimani lì anche sorpreso, perché cioè, uno purtroppo si pensa che la terza età in Italia è un po' quella, la fase finale e non una fase di possiamo fare altro, abbiamo un'altra vita davanti. Che comunque, cioè lui sicuramente è stato fortunato in qualche modo ad arrivare a 100 anni, ma credo che la sua non sia tanta fortuna, cioè la sua è stata la voglia di andare avanti, mentre molte volte ci si viene detto, o siamo abituati a questa immagine dell'anzianità che è un po' anche brutta da dire, però è destinata a una fine. Quindi trovarsi di fronte a una persona del genere che ha 70 anni e ha saputo reinventarsi ed è arrivata a 100 anni con sempre più la voglia di fare quello che gli piaceva, cioè fare l'atletica e insegnarlo anche ai giovani che l'atletica era un modo per star bene con se stessi e con la natura anche,
era non te l'aspetti anche in una società come la nostra, che è anche un po' nichilista, se vogliamo. Quindi è strano da dirsi, ecco, però mi ha lasciato completamente sorpreso. Mi dicevi a proposito di Simone, insomma, che si è concentrato su un personaggio così particolare come Padre Marella, mi dicevi che anche Peppe era persona molto, molto credente, con una spinta spirituale molto forte. Sì, Peppe era una persona molto religiosa e credeva, come giusto che sia, per lui la sua si chiedeva anche spesso perché sta andando, cioè una domanda che si faceva era perché sta andando avanti così a lungo. Lui raccontava anche di aver toccato un pizzico dell'eternità con il suo secolo di vita. Ed è un discorso anche questo abbastanza complesso da fare. E sicuramente per lui era anche una sorta di missione con se stesso e con il suo credo. Cioè, è un rapporto molto profondo con la religione ed è un bellissimo rapporto con la religione. E che, cioè, anch'io dalla mia parte, diciamo, da giovane, ecco, è difficile da trovare all'esterno. Certo. Quindi per lui era una missione, con uno scopo poi del tutto umano, prima di tutto, che religioso. È stata una chiacchierata molto, 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 molto profonda. Ci sono vari spunti di riflessione. Chiedo alle ragazze se avevano altre domande per te. No, per noi va bene così. Grazie Domenico per la tua disponibilità e complimenti per grazie. Il corto. Grazie mille, grazie a voi anche per la possibilità di continuare a parlarne. Domenico, vuoi dirci quali sono i tuoi progetti per il futuro? Prima di salutarci al volo? No. Sto facendo un altro piccolo documentario, ma ne parleremo più avanti, con calma. Va benissimo. Allora, Katia Angelica, direi che andiamo in chiusura. Io vi ringrazio. Vi saluto, ci vediamo a questo punto a settembre. Noi riprendiamo la programmazione di Flash Giovani Live a settembre. Vi invito, come di consueto, a scriverci, a farci sapere se vi va di stare con noi in puntata, se avete magari se siete dei giovani artisti, se avete scritto un pezzo, una performance, o perché no, se volete raccontarci una storia, noi saremo lieti anche di concentrarci sulle piccole e grandi storie. Grazie per essere stati con noi in questa prima avventura di Flash Giovani Live. Se avete se volete delle informazioni o cercate qualche cosa in particolare, il nostro sito è www.flashgiovani.it, siamo sempre a disposizione. Vi lascio anche l'indirizzo dell'Informa Giovani Multitasking del Comune di Bologna, informagiovani@comune.bologna.it. Noi siamo a Palazzo D'Accursio, in Piazza Maggiore. Ci rivediamo a settembre, grazie per averci seguiti e buon'estate.